E organizzando un esperimento che si tiene ai laboratori nazionali di Frascati. L'acceleratore si chiama Daphne e l'esperimento si chiama Chloe. Daphne e Chloe è una storia del periodo ellenistico greco, che è una specie di Romeo e Giulietta dei tempi antichi in ambito agreste. Questo per spiegare la ragione di come i fisici poi costruiscono gli acronimi con cui chiamano gli acceleratori o chiamano gli esperimenti. E attualmente Antonio Di Domenico è il responsabile scientifico di questo esperimento. In questo esperimento si producono le particelle strane. Le particelle strane sono proprio chiamate così strane perché hanno sempre avuto un comportamento bizzarro. E poi ci sono le particelle e le antiparticelle. E con particelle e antiparticelle si possono costruire delle immagini come quelle rappresentate da quel quadro di Magritte là dietro e studiare alcuni effetti bizzarri della meccanica quantistica di cui adesso ci parlerà. Benvenuto. Grazie. Grazie della presentazione e dell'invito a tenere. Vi ricordo chi è interessato ad avere una documentazione, un attestato di partecipazione alla conferenza, di scrivere nome e indirizzo sul foglio lì all'ingresso. Grazie ancora. E appunto volevo ringraziare comunque il professor Cerodini e il professoressa Gallo e tutto il comitato organizzatore per avermi invitato a tenere questo seminario qui stasera. Dunque, il titolo è Particelle strane, Entanglement e paradossi quantistici. Particelle strane, come vedremo, focalizzerò molto, quasi completamente l'attenzione su un tipo particolare di particelle strane chiamate mesoni K neutri, un titolo molto meno, diciamo, allettante, diciamo, di particelle strane. Allora, iniziamo la nostra storia. La nostra storia incomincia parecchi anni fa, esattamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, quando appunto in Europa avvenivano avvenimenti drammatici, quasi tutta l'Europa era occupata appunto dalle truppe naziste, c'erano questi avvenimenti, e io sempre con grande ammirazione penso alle persone, agli scienziati che durante quel periodo comunque portavano avanti gli studi e le ricerche, anche in quelle condizioni così estreme, così difficili. La situazione delle particelle elementari nel 1943 è la seguente. Abbiamo poche particelle che comunque spiegano la composizione degli atomi in natura, della materia e radiazione, il protone, il neutrone, l'elettrone, abbiamo il quanto del fotone, il quanto del campo elettromagnetico. Era stato scoperto nel 1933, predetto precedentemente da Dirac, l'antiparticella dell'elettrone, il positrone. Era stato osservato il decadimento beta, era stato predetto l'esistenza del neutrino da Pauli e poi discusso nella teoria delle interazioni deboli da Fermi. Si sapeva che ci doveva essere il quanto mediatore della forza nucleare forte, la forza, l'interazione che tiene insieme i nucleoni all'interno del nucleo degli atomi, che tiene insieme neutroni e protoni nel nucleo degli atomi. La teoria prediceva l'esistenza di un pione, un mesone pi, e poi c'erano i raggi cosmici. All'epoca non si sapeva, si osservavano queste particelle arrivare dallo spazio e si osservavano a livello del mare,
e ancora non si sapeva in realtà se corrispondessero al pione o magari appunto se si trattava di altre particelle diverse. Poi dopo si capì che appunto si trattava di particelle diverse, e cioè che erano dei mesoni mu. E poi successivamente, qualche anno dopo, poi si chiarì la differenza tra appunto il pione e il muone, e la sua natura fu chiarita dagli esperimenti portati avanti da Conversi e iniziati anche lui durante la Seconda Guerra Mondiale. Benissimo. Allora, dicevamo, la storia delle particelle strane incomincia nel 1943, quando si ha evidenza nei raggi cosmici di una nuova particella, e il fisico che portava avanti queste ricerche era Louis Le Prince Ringuet, insieme a un suo giovane collaboratore, e effettuando un esperimento a quota di 1000 metri sulle Alpi francesi, appunto scoprirono una nuova particella carica con massa che all'incirca corrispondeva alla metà della massa del protone, quindi diciamo non si adattava bene, non corrispondeva esattamente alla massa delle particelle che si osservavano nei raggi cosmici a livello del mare, come appunto il muone. Cioè oggi sappiamo che non si trattava né del pione né del muone, che hanno rispettivamente una massa di circa un settimo e un nono della massa del protone, ma era la prima evidenza sperimentale di un mesone K, cioè di una particella dotata di stranezza, come vedremo tra un attimo. Ok. Qualche anno dopo, nel 1947, Rochester e Butler a Manchester conducevano appunto ancora degli esperimenti sui raggi cosmici per osservarne la composizione e capirne la natura. E registrarono in un esperimento, appunto qui vedete le tracce in camera a nebbia, e registrarono qualche migliaio di fotografie, ed in particolare osservarono questi eventi, vedete queste V all'interno del rivelatore, questa V che non è nient'altro che un decadimento di un mesone K neutro in due pioni, come si vede qui. E in quest'altra fotografia è evidente invece un'altra, diciamo, V che corrisponde poi, si capì poi successivamente, che corrispondeva al decadimento di un mesone K più in mu più neutrino. E analizzando quindi, come dicevo, qualche migliaio di fotografie, quindi 2 su 5.000, trovarono queste particelle a V, questi eventi che mostravano questa stranezza, appunto questa V. Le particelle, analizzando queste tracce, si capiva, si trovavano questi dispositivi in campo magnetico, quindi si misurava la quantità di moto, e misurando quindi, potendo determinare la quantità di moto di alcune di queste tracce, si capì che la massa delle particelle che neutre che decadevano, in questo caso una particella neutra che decadeva in questa V, e in quest'altro caso della particella carica che decadeva in muone e neutrino, avevano una massa intermedia tra il pione e il protone. Il pione era stato scoperto esattamente in quegli anni, e aveva, come abbiamo detto, una massa intorno a un settimo della massa del protone. Questi eventi, queste fotografie, mostrano che si trattava di un decadimento spontaneo e non di una collisione, cioè non dipendevano dalla quantità di materiale che era presente. Qui c'era una lastra di piombo e gli eventi non si addensavano, diciamo, dove era presente, diciamo, una maggiore densità di materia, e quindi si trattava di un decadimento spontaneo. Si trattava quindi di particelle instabili che però appunto si chiarì che decadevano con una vita media che era tipica, 10 alla meno 9 10 secondi, tipica delle interazioni nucleari deboli.
e non delle interazioni nucleari forti. Quindi decadevano tramite le interazioni deboli. Quelli erano gli anni in cui diciamo, lo studio dei raggi cosmici andava per la maggiore, appunto, e quindi qui vedete delle fotografie del rifugio cosiddetto dei cosmici al picco di mezzo sul Monte Bianco, dove c'erano questi laboratori che ospitavano queste attrezzature, appunto si studiava una quota, in questo caso questo laboratorio si trovava a una quota di 3.000 metri, e si studiava la composizione dei, appunto, dei raggi cosmici, che mostravano questi strani eventi a V. Dopo qualche anno si incominciò a produrli artificialmente, questi tipi di eventi, queste particelle strane, perché con l'avvento degli acceleratori si aveva a disposizione un fascio di pioni, in questo caso un fascio di pioni negativi, e a Berkeley, fotografando, diciamo, quindi gli eventi, in questo caso qui è un dispositivo chiamato, diciamo, su pioni su protoni, su idrogeno, quindi e la fotografia in camera a bolle, si evidenziava, vedete questa traccia, la traccia del pione negativo che a un certo punto faceva una collisione nel punto A, e la collisione doveva essere quindi con un protone dell'idrogeno liquido della camera a bolle, e produceva una particella neutra, K0, e un'altra neutra, lambda 0, cioè una particella neutra che da A andava a B e poi da qui andava a decadere in un pione positivo e uno negativo, e un'altra particella ancora che andava da A a C e decadeva in un protone e in un pione negativo. Quindi c'erano queste due particelle che, neutre, che si propagavano, venivano prodotte nell'interazione forte del pione col protone, si propagavano con una vita media, abbiamo detto, compatibile con le interazioni deboli, e poi decadevano in queste V. Ok, e qui, diciamo, c'è lo schema che chiarisce, diciamo, questa catena, diciamo, di produzione e decadimento di particelle a V. Allora, qual è la stranezza delle particelle a V? Queste particelle sono prodotte con elevata probabilità, appunto tipica delle interazioni forti, però decadono con i tempi tipici delle interazioni nucleari deboli. Quindi con 10 alla meno 9, 10 alla meno 10 secondi, invece di tempi molto rapidi come 10 alla meno 23 secondi. La soluzione elegante per cercare di spiegare questo comportamento anomalo fu quella di ipotizzare l'esistenza di un nuovo numero quantico, una quantità conservata nelle interazioni forti, e questa quantità la chiamarono appunto la stranezza, e questa quantità però si ipotizzò che non fosse conservata nelle interazioni deboli, e qui appunto diciamo da questa denominazione quindi deriva il nome particelle strane, perché sono particelle dotate di questo numero quantico stranezza. Questa ipotesi, appunto, fu portata avanti da Gell-Mann e Nishima nel 55 e anche da Pais qualche anno prima. E quindi sostanzialmente, che cosa vuol dire che le particelle sono dotate di questo numero quantico di stranezza, che deve essere conservato nelle interazioni forti? Significa che, appunto, nel processo di collisione pione negativo su protone, sono particelle non dotate di stranezza, quindi la stranezza totale è zero, producono sempre una coppia di particelle strane, cioè una, delle particelle che hanno una stranezza, una più uno e l'altra meno uno, in modo tale che la stranezza totale dello stato finale sia ancora zero. Perché, come abbiamo detto, la stranezza totale deve essere conservata nelle interazioni forti. Questo è un processo di produzione mediato dalle interazioni forti. Ma la stranezza non è conservata nei decadimenti deboli, e quindi successivamente il K0 può decadere per esempio in due pioni, e due pioni non hanno stranezza, il numero quantico di stranezza. Quindi due pioni, quindi in questo caso è un decadimento mediato dall'interazione debole che non conserva la stranezza, e così lambda 0,
è una particella che ha una stranezza meno 1, decade in protone pione negativo e protone e pione negativo non hanno stranezza e quindi di nuovo in questo caso è un decadimento debole, non è conservata la stranezza. Ma questo significa quindi che l'antiparticella del K0, quindi il K0 ha la stranezza più 1, quindi significa che l'antiparticella del K0, che deve avere diciamo, la carica elettrica, in questo caso è una particella neutra, ma dovrebbe avere la carica elettrica opposta, ma anche la stranezza opposta, quindi l'antiparticella del K0 è diversa dal K0 stesso e sarà quindi l'anti-K0, cioè il K0 e l'anti-K0 sono un doppietto particella-antiparticella, diversamente da quanto avveniva per esempio col pione neutro, che è l'antiparticella di se stesso. Okay? Quindi K0 e anti-K0 sono uno l'antiparticella dell'altra, uno con stranezza più 1, l'altro con stranezza meno 1. E quindi, per esempio, possiamo avere processi in cui produciamo l'anti-K0, pione positivo su protone, che stranezza iniziale, vedete, sempre 0, che produce un K+, anti-K0, un protone, la stranezza totale dello stato finale, sempre 0, è conservata, un'interazione forte. E poi l'anti-K0, l'antiparticella, anche lui può decadere in, per esempio, due pioni. Un decadimento debole che non conserva la stranezza, quindi anti-K0 che va in pi più, pi meno. E questo è un decadimento molto probabile dell'anti-K0. Okay. Allora, se interpretiamo diciamo, questo comportamento delle particelle in termini del modello a quark, sapete che diciamo, sappiamo che i mesoni e i nucleoni sono composti da tre quark e due quark, in particolare i mesoni sono composti da una coppia di quark antiquark. Nel caso del mesone K0, questo è composto da un antiquark strano e da un quark down, mentre l'anti-K0 è composto da un quark S e da un quark strano, quindi è un antiquark down. E per esempio, quindi la reazione che abbiamo visto poco fa descritta in termini di contenuto di quark delle particelle, e a questo punto diciamo, si chiarisce, cioè non esistono quark strani nello stato iniziale, nello stato finale c'è sempre una coppia quark strano, quark antistrano, proprio per avere la stranezza totale uguale a zero. Va bene, ma questo non è molto rilevante. La cosa importante è che K0 e anti-K0 possono decadere quindi in stati finali comuni. Quindi possono decadere, per esempio, in due pioni, come abbiamo visto, in pi più pi meno, o due pi zeri, o anche tre pioni. Quindi una volta che sono prodotti questi K neutri, possono, attraverso un tipico processo quantistico che consente loro di trasformarsi, diciamo, essendo connessi diciamo, da uno stato virtuale di due pioni o tre pioni, quindi possono trasformarsi uno nell'altro, cioè un K0 può, come dire, connettersi a un anti-K0 passando per uno stato intermedio di due pioni o tre pioni. È quasi come fosse una specie di decadimento virtuale che poi viene riassorbito dall'anti-K0, perché tutte e due le particelle hanno accesso agli stessi stati finali, ai due pioni, o ai tre pioni, per esempio. E quindi prima di decadere o interagire, possono oscillare, cioè un K0 può trasformarsi in un anti-K0 e viceversa. Allora, vedete in questa fotografia un evento in cui qui si vede la traccia di un K+, che emette produce un'interazione forte un K0. Questo K0 si propaga da questo punto a questo punto, ma il K0 viaggiando da questo punto a questo punto cambia identità, diventa un anti-K0, oscilla. E quindi l'interazione che avete nel punto di arrivo è un'interazione di un anti-K0 con un protone dell'idrogeno della camera Boll, e quindi è questa è l'esempio, proprio una fotografia del fenomeno dell'oscillazione di stranezza, cioè una particella dotata di stranezza più 1
nell'istante iniziale, nel punto A, viaggia e si trasforma in una particella di stranezza meno 1, la sua antiparticella, l'anti-K0, e poi interagisce. Quindi qui avete la fotografia di un'oscillazione di stranezza. Quindi l'oscillazione di stranezza consiste in questo, consiste nel fatto che quindi K0 anti K0 possono decadere in due pioni, in tre pioni, eccetera, possono anche trasformarsi uno nell'altro. Quindi se voi andate a graficare la probabilità che un K0, partite da un K0 e andate a graficare la probabilità che il K0 rimanga ancora un K0 dopo un certo tempo, ottenete questa curva, che non è un decadimento esponenziale, è un'oscillazione smorzata esponenzialmente. Viceversa, se andate a calcolare la probabilità, sempre partendo da un K0, di trovare dopo un certo tempo un anti-K0, questa probabilità all'istante iniziale è zero. Voi partite con un K0, è chiaro che all'istante iniziale non ci possono essere anti-K0. Dopo un po' però questa probabilità cresce a causa dell'oscillazione. Cresce, vedete, e ha un andamento appunto quasi oscillante e poi si stabilizza a un certo valore. E qui vi ho messo l'espressione che si può calcolare in meccanica quantistica di queste due probabilità. Quindi quello che oscilla, abbiamo detto, è la probabilità, se volete, di sopravvivenza del K0 o la probabilità, dato un K0, di trovare un anti-K0. In questo consiste il fenomeno dell'oscillazione di stranezza. Adesso lo vediamo meglio tra un attimo. Allora, esiste un'analogia di questo fenomeno, un'analogia meccanica, che è solo formale, ma giusto per spiegare un po' meglio questo meccanismo dell'oscillazione. Allora, aspettate un secondo. Allora, vediamo se riesco. Allora, l'analogia è con due pendoli debolmente accoppiati. I due pendoli rappresentano uno il K0 e uno l'anti-K0. Allora, a un certo punto, vedete, uno incomincia a oscillare, ma questa oscillazione, a causa del debole della molla, che connette i due pendoli, questa oscillazione è trasferita da un pendolo all'altro. Vedete, a un certo punto un pendolo si ferma quasi e l'altro incomincia a oscillare e così via. E questo meccanismo di trasferimento, quindi dell'energia, se volete, tra i due pendoli accoppiati, corrisponde all'oscillazione di probabilità nel caso del K0 e dell'anti-K0. Allora, è chiaro che in questo caso il sistema complessivo non oscilla tutto alla stessa frequenza. Quello che noi dobbiamo cercare di individuare sono, come si dice, gli stati stazionari, cioè gli stati in base alla quale tutto il sistema ha un andamento definito, un'oscillazione armonica definita, tutte le sue parti oscillano alla stessa frequenza. E questo lo potete avere, nel caso dei pendoli accoppiati, lo potete avere nel caso appunto dei modi normali. Cioè, se voi mettete in oscillazione solo uno pendolo, chiaramente l'oscillazione non è armonica per tutto il sistema. Ma se mettete in oscillazione due pendoli contemporaneamente in questo modo, questo è detto un modo normale. Avete un modo armonico di tutto il sistema. Tutto il sistema si muove alla stessa frequenza. E ci sono due modi armonici. Uno è questo e l'altro è questo qui. Quindi, dal punto di vista formale, se volete,
del formalismo matematico che descrive l'oscillazione di stranezza, i K si comportano esattamente allo stesso modo. Quindi, se partite da un K0, siccome i due pioni, se volete, lo stato intermedio funziona come la molla, quindi se partite da un K0, quello dopo un po', diciamo, trasferirà la probabilità, in questo caso parliamo di probabilità, all'anti-K0, e quindi ci sarà questa oscillazione, come abbiamo visto nell'analogia meccanica. Ma nel caso dei modi normali, quindi, ci sono quindi dei modi che hanno, nel caso dei pendoli, delle frequenze definite, e che significa nel caso dei mesoni K, delle masse e delle vite medie definite, degli andamenti, diciamo, puramente esponenziali, che corrispondono ai modi normali del sistema. Allora, per capire e cercare di identificare un attimo quali sono questi modi normali del sistema del K0 anti K0, dobbiamo parlare un attimo di simmetrie. Allora, simmetrie continue e invarianza per una simmetria continua. Immaginate un vaso che può ruotare attorno a un asse e quindi c'è un asse di simmetria, qualunque rotazione, diciamo, avete un'invarianza per questa rotazione. E immaginate quindi di avere un vaso esagonale, l'invarianza non lo avete per tutte le rotazioni, ma soltanto per dei multipli di 60 gradi. Esiste un altro tipo di simmetria discreta, che è la simmetria per riflessione. Immaginate proprio la riflessione in uno specchio, che inverte la coordinata x nella coordinata meno x, e quindi se il sistema allo specchio è invariante, cioè non presenta delle differenze rispetto al sistema originale, avete invarianza per questa simmetria, una simmetria discreta, appunto. Se ci sono delle differenze tra il sistema allo specchio e il sistema originale, evidentemente c'è una violazione di questa invarianza, in questo caso la riflessione di una coordinata, come vedete in questo simpatico esempio. Le simmetrie discrete che dovremmo considerare sono la simmetria di parità, in cui invertite però stavolta tutte e tre le coordinate spaziali, quindi dovete invertire destra con sinistra, alto con basso, avanti con dietro, quindi fate questa matematicamente questa inversione, cambiate di segno tutte le coordinate. Una simmetria per inversione del tempo, quindi diciamo corrisponde a invertire il moto, ma matematicamente è come invertire il senso di percorrenza del tempo. E poi la trasformazione di coniugazione di carica, che significa trasformare tutte le particelle in antiparticelle e così e viceversa. E quindi significa, per esempio, che tutte le cariche elettriche cambieranno di segno, no? Sotto la coniugazione di carica, ma anche la stranezza del sistema cambierà da un certo valore S a un valore meno S, quindi cambia di segno. Benissimo. Allora, quali sono gli stati stazionari del sistema dei mesoni K neutri? Allora, si chiarì negli anni 50, che con un contributo fondamentale da Abraham Pais, che era evidente che sia la parità sia la coniugazione di carica erano violate nei processi mediati da interazioni deboli, mentre invece sembrava assolutamente confermata l'invarianza per la simmetria combinata CP. Cioè in quasi tutti i decadimenti deboli si vedeva molto chiaramente, anche grossolanamente, che veniva, adesso qui semplifico una storia molto lunga, però diciamo alla fine la conclusione è che si vedeva che c'era una violazione di queste simmetrie di parità e di coniugazione di carica molto evidente nelle interazioni deboli. CP sembrava una simmetria invece conservata. D'altra parte, K0 e anti-K0 con stranezza definita non possono essere, non sono gli stati stazionari del sistema, no? L'abbiamo appena visto, oscillano, non sono uguali a se stessi nel tempo, non sono stati stazionari. Ma per il principio di sovrapposizione della meccanica quantistica possiamo considerare valida qualunque loro combinazione lineare, qualunque loro sovrapposizione. Qui uso la notazione della meccanica quantistica. E quindi possiamo considerare lo stato combinato, diciamo la somma di una certa frazione di K0 con una certa frazione di anti-K0.
e le combinazioni lineari che hanno CP definita e quindi possiamo considerare gli stati stazionari del sistema hanno massa e vita media definite, decadono esponenzialmente senza oscillazioni e sono queste combinazioni lineari di K0 anti K0 chiamate K1 e K2. Quindi K1 ha la CP definita uguale a più 1 e K2 la CP definita uguale a meno 1. Queste sono le combinazioni lineari che quindi appunto che hanno CP definita e quindi masse e vite medie definite. D'altra parte, poiché lo stato di due pioni ha una CP uguale a più 1 e lo stato di tre pioni, per esempio, ha CP uguale a meno 1, e poiché il decadimento in due pioni è favorito energeticamente, lo stato K1, che è quello con CP più 1, che può decadere quindi in due pioni, siccome due pioni è favorito energeticamente, ci decadrà molto facilmente e quindi ci avrà una vita media breve, dove breve in questo caso significa quindi un tau short, diciamo, e significa dell'ordine di 10 alla meno 10 secondi. D'altra parte il K2, che invece ha CP meno 1, lui non può decadere in due pioni, ma decadrà in tre pioni. E quindi, siccome è meno favorito energeticamente decadere in tre pioni, avrà una vita media lunga dell'ordine di 51 nanosecondi. E effettivamente, diciamo, nelle fotografie che in camera a nebbia che vi ho mostrato, quello che si vedevano è questi decadimenti in due pioni, quindi corrispondevano al K1, al K corto, al K short. Si fece un esperimento nel 1956 e si mise in evidenza che effettivamente venivano anche prodotti questi K lunghi, con una vita media molto lunga, 500 volte più lunga rispetto al K corto, e che decadevano in tre pioni. E quindi si chiarì sperimentalmente il quadro. Eccoli gli autostati del sistema. Sono K corto e K lungo. Vita media corta, vita media lunga. Decadono in due pioni e in tre pioni. E non può avvenire viceversa. E questo schemetto chiarisce questa cosa. Bene. Allora, quello che vi ho appena detto, quindi K short e K long sono K1 e K2, evolvono come un esponenziale. Questo è un dettaglio della differenza di massa che sarà molto piccola, legata, diciamo, al fatto che le interazioni deboli sono deboli, appunto. E quindi questo spiega come, diciamo, questo grafico. Perché? Perché appunto il K0, che è la particella all'istante iniziale, lo possiamo sempre riscrivere come una combinazione di K1 e K2. Questo, invertiamo le relazioni precedenti e quindi le possiamo scrivere come K1 e K2. E se svolgiamo il calcolo secondo, diciamo, meccanica quantistica, diciamo, abbastanza elementare, possiamo calcolare la probabilità che il K0 vada, sopravviva e rimanga un K0 oppure che oscilli in un anti-K0. Naturalmente, diciamo, per fare questa evoluzione temporale, adesso che avete gli stati stazionari, qui ci mettete l'evoluzione temporale degli stati stazionari e vi escono fuori queste curve oscillanti, quelle che ho mostrato prima. Notate che, siccome il K0 ha tutte e due le componenti, K1 e K2, K1 dopo un po' decade velocemente, no? È quello che decade con vita media più corta. Quindi dopo un po' lui oscilla e dopo un po' rimane solo la componente K2. Cioè qui, alla fine, è rimasto solo il K2, il K1 è decaduto. E quindi il K2 che è composto al 50% di K0 e anti-K0. Quindi vedete, diciamo, dopo un po', siccome la componente K1 muore, decade, rimane solo K2, quindi automaticamente il K2 ci avrà 50% di K0 e 50% di anti-K0. Quindi se siete partiti da un K0 o da un anti-K0, dopo un po' comunque riavrete tutti e due. Va bene, questo era questo meccanismo forse un po' complicato, ma dell'oscillazione di stranezza. C'è un altro fenomeno che caratterizza questi mesoni K-neutri, che è il fenomeno della rigenerazione, che è il seguente. Le interazioni forti con la materia non sono simmetriche rispetto alla stranezza. No, non sono simmetriche.
Perché un K0, diciamo, può interagire per interazioni forti secondo queste reazioni, per esempio. Un anti-K0, che è un'antiparticella, può decadere secondo altre reazioni maggiormente favorite, cioè l'antimateria, quando interagisce con la materia, tipicamente, diciamo, è favorita in questa interazione. Naturalmente, se il mondo, invece di essere fatto di materia, fosse fatto di antimateria, allora il favorito sarebbe il K0 e non l'anti-K0. Però noi viviamo in un mondo di materia e quindi in un mondo di materia l'anti-K0 è più facilmente assorbito, ha possibilità maggiori di interagire rispetto al K0. Benissimo. Allora, questi due signori, Pais e Piccioni, nel 55, fecero la seguente considerazione. Dice, ma se noi partiamo da un fascio puro di K2, quindi aspettiamo abbastanza tempo in modo tale che rimanga solo la componente K2 nel fascio, e facciamo interagire questa componente K2, gli mettiamo davanti una lastra di materiale, un mattone di piombo, una lastra di un qualche materiale. È chiaro che questa lastra di materiale farà sì che il K0 presente nel K2, l'anti-K0, scusate, sarà rimosso più facilmente. E quindi quello che succede, matematicamente lo vedete qui, è molto semplice, si rigenera la componente K1. Cioè voi partite da una componente K2, quindi non ci sono K1, c'è solo K2. K2 è K0 meno anti-K0. Però interagisce con questo spessore, l'anti-K0 interagisce di più, ne rimuovete di più. Quindi dopo lo spessore la situazione è sbilanciata. Questo F barra, che è la probabilità di trasmettere l'anti-K0, sarà sicuramente più piccolo dell'F. Okay? Immaginate, per assurdo, l'F barra è 0. Dopo, quindi interagiscono tutti gli anti-K0, interagiscono, i K0 passano, vi ritrovate solo con i K0 dopo la lastra. Ma solo i K0 significa che, se lo riesprimete come K1 e K2, che c'è di nuovo una componente K1. E quindi voi, dopo la lastra, rivedete i decadimenti in due pioni. Si rigenerano. Voi avete K2 senza decadimenti in due pioni, dopo la lastra si rigenerano, per questo effetto che è puramente quantistico, quindi c'è il principio di sovrapposizione della meccanica quantistica, nient'altro. Ok, e quindi questo è un altro fenomeno interessante del sistema dei mesoni K, oltre l'oscillazione di stranezza. Ma c'è un'altra sorpresina dietro l'angolo, lo specchio CP. Lo specchio CP è violato, cioè c'è la violazione dell'invarianza rispetto alla simmetria CP. Nel sistema dei K è stata scoperta nel 1964 da questi quattro signori, Christianson, Cronin, Fick e Turley, scoprirono che, abbiamo detto, K1 e K2 sono CP definita, quindi non possono decadere uno in tre pioni, l'altro in due pioni. Scoprirono che il K lungo, che doveva essere quello che non poteva decadere in due pioni, invece ci decadeva. In una frazione molto piccola dei casi, solo nel 2 per 1000 dei casi. Tuttavia, diciamo, questa era comunque una violazione della simmetria CP. Il sistema dei mesoni K neutri è rimasto, diciamo, è l'unico sistema in cui si è osservata questa violazione. Non c'è nessun altro sistema fisico in cui è stata osservata questa violazione, se non il sistema dei B, che è, diciamo, cugino stretto, parente del sistema dei mesoni K neutri, 40 anni dopo. Quindi per 40 anni questo è stato l'unico sistema dove si era osservata la violazione di CP. Oggi ce ne abbiamo due di sistemi, non molti. Okay? E vabbè, qui ci stanno i dettagli, qualche sketch dell'apparato sperimentale, il segnale che si osservò, e questa scoperta del tutto inattesa, perché l'esperimento fu progettato per provare a cercare se c'erano rigenerazioni anomale. Sicuramente non c'era nessuna indicazione teorica precedente della possibilità di violare questa simmetria, che si credeva conservata, si credeva una simmetria fondamentale della natura CP. E quindi Fichte e Cronin furono insigniti del premio Nobel per questa scoperta, 16 anni dopo, nel 1980,
E questa violazione di CP che cosa implica per il nostro sistema, diciamo, dei K neutri? Significa che esiste un leggero sbilanciamento in favore dei K0 all'interno degli stati stazionari rispetto agli anti-K0, cioè c'è un po' più di materia rispetto all'antimateria, cioè i nostri stati stazionari K corto e K lungo hanno un pochettino più di K0 rispetto agli anti-K0. Quindi c'è un po' più di materia, c'è uno sbilanciamento leggero perché la violazione di CP è piccola, abbiamo visto 2 per 1000. Questa violazione, vabbè, ha costituito anche uno degli ingredienti chiave per lo sviluppo successivo del modello standard, però è una simmetria fondamentale della natura, perché diciamo, facciamo questa considerazione. Se le leggi della natura fossero perfettamente identiche per materia e antimateria, dal Big Bang ci dovremmo aspettare una produzione in egual quantità di materia e antimateria. E invece oggi quello che osserviamo è praticamente un universo fatto di materia. L'antimateria non c'è se non pochissime tracce. Quindi, concettualmente, anche se dal punto di vista quantitativo questa scoperta non spiega perché oggi l'universo è fatto di materia, però concettualmente è molto importante, perché è uno degli ingredienti chiave per spiegare come mai oggi c'è un universo fatto di materia e non di antimateria. Ok. Quindi questo, diciamo, se volete, quindi per la descrizione di questi stati, quello che dovete fare è aggiungere al K1 e K2, che erano i due stati stazionari che abbiamo visto prima, una leggera impurezza della CP opposta, quindi il K corto sarà K1 più una piccola quantità di K2 e il K lungo sarà il K2 più una piccola quantità di K1. Oh, e notate che quindi questa piccola impurezza è dell'ordine, abbiamo detto, del per mille, del 2 per mille. Vorrei far notare una cosa, qui si vede, diciamo, il fatto che appunto è sbilanciato in favore del K0, perché questo è un po' di più rispetto a questo. E però quello che vi vorrei far notare è che questa violazione di CP, questo parametro εs e εl, potrebbe essere diverso tra K short e K long. Cioè la violazione di CP potrebbe non essere la stessa nei due stati stazionari. Se fosse così, a quanto ne sappiamo oggi, non è così. Cioè oggi, diciamo, quello che sembra è che non c'è questa differenza, però se ci fosse questa differenza, quindi se questo parametro delta fosse diverso da zero, si avrebbe anche la violazione della simmetria CPT, cioè della simmetria combinata con equazione di carica, parità, inversione temporale. Va bene, questo, diciamo, teniamolo da parte, è un'informazione in più. Quindi, come vedete, le simmetrie discrete entrano proprio in modo profondo, no, nel sistema dei mesoni K neutri, no? Abbiamo scoperto quindi la violazione di parte parità e coniugazione di carica, la violazione di CP, e poi c'è anche eventualmente la possibilità di evidenziare una possibile violazione della simmetria CPT. I mesoni K neutri, proprio per queste loro caratteristiche, riassumiamo un attimo, diciamo, quello che abbiamo detto, quindi oscillano, hanno l'oscillazione di stranezza, rigenerano, violano CP. E Feynman, nelle sue famose Lectures on Physics, dice che se c'è una situazione in cui si ha la possibilità di sottoporre a controllo sperimentale i principi basilari della meccanica quantistica, non può che essere questa, riferendosi appunto all'oscillazione di stranezza e quindi al principio di sovrapposizione della meccanica quantistica. T.D. Lee, altro premio Nobel, in questo libro di fisica delle particelle, lo definisce uno dei sistemi fisici più affascinanti esistenti in natura. Okun, nel suo libro Leptoni e Quark, dice addirittura, si sbilancia a dire, i mesoni K neutri sono un sistema fisico unico che sembra essere stato creato di proposito dalla natura per mostrare nel modo più impressionante un insieme di fenomeni spettacolari. E aggiunge, se i mesoni K non esistessero, dovrebbero essere inventati espressamente per insegnare agli studenti i principi della meccanica quantistica. Ok, quindi abbiamo capito che ci troviamo di fronte a un sistema effettivamente, come dicevo, un gioiellino che la natura ci ha donato.
Cosa ha a che fare questo con l'entanglement? Perché è un sistema quindi molto particolare e adesso vediamo come entra l'entanglement in questo sistema. Allora, entanglement, cercherò di brevemente di dare una panoramica, diciamo, sul significato di questa parola. Allora, nel 1935 Einstein, Podolsky e Rosen discussero un famoso articolo, le predizioni controintuitive della meccanica quantistica su sistemi fortemente correlati. Qui si sta parlando di una correlazione forte, tra sistemi composti da, in questo caso, da due sottosistemi. In questo studio formularono un esperimento ideale basato su un criterio di realtà che mostrava l'incompletezza della descrizione quantomeccanica. Cioè, Einstein in qualche modo criticava la descrizione quantomeccanica, nel senso che pensava, riteneva che non fosse tutto quello che c'era da sapere su un certo sistema fisico, quindi che non fosse una descrizione completa, che si potesse dire di più. E questo dire di più spesso va sotto il nome di generico, di variabile a teorie nascoste. Va bene, questa è una visione quasi filosofica, diciamo, di Einstein. Schrödinger, che è la persona che appunto coniò il termine entanglement, scrisse subito dopo aver letto questo lavoro ad Einstein, e parlando di appunto questa parola tedesca che sicuramente non so pronunciare correttamente, ma che Schrödinger stesso tradusse in inglese in entanglement. Quindi entanglement è dovuto a Schrödinger, è stato coniato in un neologismo di Schrödinger, per descrivere le correlazioni che si hanno fra due particelle che interagiscono a un certo istante e poi si separano. E Schrödinger aggiunge che l'entanglement non è ma piuttosto il tratto caratteristico principale della meccanica quantistica, quello che ci forza ad allontanarci dalla fisica classica, dai ragionamenti della fisica classica. E questo concetto di entanglement sembra violare il principio di località di Einstein. Tanto che Einstein lo definì una inquietante azione a distanza, sottintesa dalla meccanica quantistica, grazie a questo fenomeno dell'entanglement. E finalmente, nel 1964, Bell, cioè quasi 30 anni dopo, Bell formulò la sua famosa disuguaglianza, che consentì di verificare con un esperimento la possibilità di completare, eccolo qui John Bell, di completare o meno la descrizione della meccanica quantistica rispettando il principio di località. Ok? Quindi dice, ho trovato un modo, facciamo un esperimento e si decide chi c'ha ragione. E naturalmente gli esperimenti decretarono il trionfo, il successo strepitoso della meccanica quantistica. Quindi Einstein in questo aveva in qualche modo torto. La descrizione della meccanica quantistica della realtà è una descrizione completa, non c'è null'altro da sapere. Questo, diciamo, in sintesi. È chiaro, non posso andare nel dettaglio di questo ragionamento, che sono dei ragionamenti, diciamo, appunto, tra il filosofico e diciamo, e veramente molto sottili. Ok. Io però ho un altro dilemma, molto più terra-terra. Come si traduce entanglement? Ok, io ho messo nel titolo entanglement senza tradurlo. In italiano, come lo tradurreste? Allora, io nei libri di testo di meccanica quantistica, veramente questa cosa è bizzarra, perché appaiono tutti i termini possibili, l'intrecciamento o gli stati intrecciati, invece di, ok, entanglement e stati entangled, ingarbugliamento e stati ingarbugliati, aggrovigliamento anche e stati aggrovigliati, a me devo dire non ho simpatia per queste traduzioni. Correlazione e stati correlati, questa forse è la traduzione più corretta, o forse un po' più poetico, un'affinità elettiva, degli stati affini, o un'amorosa corrispondenza. Entanglement, usiamo entanglement e non ci preoccupiamo di tradurlo. Allora, l'entanglement quantistico è una proprietà dei sistemi quantistici composti da due o più sottosistemi, cioè quando è che emerge questa proprietà? Quando avete due sistemi e cercate di formare con due sistemi uno composto più grande. Non ha un analogo classico. Emerge sempre quando lo stato quantistico non è fattorizzabile in questo modo, cioè, come dire, non potete descriverlo
come semplicemente la fattorizzazione dello stato del sottosistema A per il sottosistema B. Cioè, questa fattorizzazione significa sostanzialmente che i due stati sono i due sottosistemi sono indipendenti fra loro. Nel caso di entanglement massimo, si ha ad esempio questo stato, che è uno stato chiamato di singoletto, totalmente antisimmetrico, vedete, per lo scambio del 2. E questo, quindi uno stato quantistico, costituito da due sottosistemi A e B, e descritto nel suo insieme da questo stato qui, da questa combinazione lineare, che cosa ci dice? Ci dice che la conoscenza completa del sistema globale, la meccanica quantistica ci dice che la conoscenza completa del sistema non implica la conoscenza completa di ogni sua parte, A e B. Questo è veramente è quello che, diciamo, Einstein non digeriva, non mandava giù. Cioè, voi potete descrivere l'insieme, ma non le sue parti. Lo stato entanglement fornisce una descrizione completa del suo insieme e null'altro può essere conosciuto. Non è che, appunto, siccome sono stati fatti gli esperimenti della disuguaglianza di Bell e si è capito che la descrizione della meccanica quantistica è completa, non c'è nient'altro da sapere. Voi avete lo stato entanglement, descrive l'insieme, ma non sapete nulla delle sue parti, dei suoi costituenti. Nel caso entanglement massimo, quindi, non si conosce addirittura nulla dei due sottosistemi A e B, ma una volta che voi effettuate una misura di un osservabile su uno di essi, istantaneamente, ma istantaneamente significa istantaneamente, per intenderci un po' più veloci della luce, istantaneamente, e indipendentemente quindi dalla distanza dei sottosistemi, si conosce quale sarebbe l'esito della misura analoga sull'altro sottosistema. Quindi, come dire, non sapete nulla del sottosistema. Nel momento in cui fate una misura, sapete tutto sull'altro sistema. O comunque, sull'osservabile, ovviamente, che state misurando. Allora, quindi, questi sono i sistemi entangled. Cosa c'entrano i mesoni K con l'entanglement? Allora, mesoni K possono essere prodotti in modo copioso alle fabbriche di Phi, alla Phi Factory. Cioè, che cosa vuol dire? Che se voi prendete un fascio di elettroni e positroni in un collider, li fate collidere alla energia della risonanza Phi, che è un'energia di 1019.4 megaelettronvolt, il mesone Phi, che viene prodotto nella collisione, nel 34% dei casi decade in una coppia di mesoni K. Una coppia. Ok? Quindi che vanno andando uno da una parte e uno dall'altra, e poi quindi questi due mesoni K poi decadranno ognuno per conto suo. Una coppia di mesoni K. In uno stato quantistico ben definito, in uno stato entangled, molto simile, anzi formalmente identico, allo stato antisimmetrico che vi ho mostrato prima, quindi massimamente entangled. Quindi è uno stato antisimmetrico rispetto allo scambio di K0 anti K0, quindi K0 anti K0 meno anti K0 K0. E questo stato antisimmetrico è antisimmetrico in qualunque base lo descrivete. Per esempio, io adesso uso K0 e anti K0, ma se uso per esempio gli stati stazionari per descrivere lo stato del singolo K, voi, è un semplice esercizio di algebra, sempre uno stato antisimmetrico vi viene. Anche nella base KS, KL, K corto, K lungo, meno K lungo, K corto. Ok? Questo è lo stato massimamente entangled. Ok. E questo solo per dire che alla Phi Factory, in cui quindi producete la Phi in questo modo, quindi le vite medie corrispondono poi di fatto a delle lunghezze di decadimento di 6 mm. Nel caso del K corto, e 3,5 metri nel caso del K lungo. E negli anni 60 già si era evidenziato che questo stato entangled di mesoni K prodotto in questo modo aveva a che fare con in qualche modo gli aspetti dell'entanglement quantistico evidenziati da Einstein, Podolsky, Rosen, in modo molto simile a, quindi alle due particelle
di spin 1 mezzo che spesso in stato di singoletto che spesso vengono utilizzati per questo tipo di descrizioni. Oh, e mi piace ricordare che l'entanglement dei coppie di mesoni K, appunto, io l'ho appreso la prima volta in questo libro del professor Bernardini, Fisica e strumenti matematici, negli anni 70, che già descriveva appunto questo problema dell'entanglement dei mesoni K come un problema raffinato sui mesoni K neutri. Va bene. Allora, vi ho detto, quindi questo è il modo di produrre coppie di mesoni K, quindi ci vuole una Phi Factory, una fabbrica di Phi. Ce n'è una sola al mondo, sta a Frascati, ai laboratori nazionali dell'INFN, di Frascati appunto. Questo è il complesso dell'acceleratore che è chiamato Daphne. Qui vedete diciamo, l'edificio che ospita l'anello. Qui è il rivelatore Chloe, che sta proprio sul punto di interazione e misura, quindi osserva le coppie di mesoni K prodotte. E vabbè, qui ho messo questa fotografia giusto per darvi un'idea delle dimensioni dell'oggetto, che diciamo, è alto qualcosa come 5 o 6 metri, 1000 tonnellate di peso, è composto da un calorimetro appunto di un diametro di 4 metri, un cilindro di 4 metri, una camera a deriva che è una delle più grandi camere a deriva mai costruite, proprio per il fatto di cercare di contenere i decadimenti dei K lunghi, che come vi ho detto in questo caso hanno una lunghezza di decadimento 3 metri e mezzo. Quindi abbiamo fatto una camera a deriva di 2 metri di raggio in modo da averne, diciamo, da contenerne una buona frazione di questi decadimenti. E fino adesso, diciamo, quindi l'esperimento Chloe ha registrato su un nastro qualcosa come 2 miliardi e mezzo di coppie K prodotte nel periodo 2001-2005, e in questo momento, diciamo, il rivelatore Chloe è in presa dati, diciamo, una seconda campagna di presa dati dal 2014, e con l'obiettivo di raccogliere 5 miliardi di coppie di questi di eventi, di questo tipo di eventi, e come vedete il rivelatore Chloe è stato migliorato con l'aggiunta di svariati sottoliveratori proprio per migliorare le prestazioni del rivelatore e la precisione con cui vengono ricostruiti gli eventi. Benissimo. Allora, le coppie di mesoni K prodotti a Daphne. Oh. Allora, abbiamo detto, partiamo dallo stato entangled, che è questo qui, antisimmetrico. Consideriamo, oh, questo è, diciamo, un po' il punto centrale del fenomeno, diciamo, dell'entanglement con i K. Consideriamo il caso in cui tutte e due i K decadono in due pioni. E facciamo il caso due pioni carichi, che anche sperimentalmente è abbastanza semplice da osservare. Cioè abbiamo il mesone Φ, abbiamo quindi un K che viaggia in questa direzione e all'istante T1 decade in due pioni. Di qua, a destra, abbiamo l'altro K che viaggia in direzione opposta e all'istante T2 decade anche lui in due pioni. Come vi ho detto, il decadimento in due pioni è quello più probabile per i mesoni K, quindi diciamo, non c'è nulla di strano, no? È proprio il decadimento più probabile. Qui vedete, diciamo, una ricostruzione di un evento in cui appunto si è verificato proprio questo caso. Abbiamo qui in questo caso era un K che è decaduto molto vicino al punto di interazione, quindi possiamo dire che era un K corto in due pioni, e qui nel mezzo del volume della camera un decadimento in due pioni e possiamo dire che era un K lungo. Vabbè, abbastanza semplice da rivelare. E consideriamo il caso in cui i due decadimenti avvengono, diciamo, il decadimento qui a destra, invece di cadere a un tempo T2, che qui è evidentemente diverso da T1, decade proprio esattamente allo stesso istante. T2 uguale T1. Esattamente allo stesso istante. Allora, potete calcolarvi, con le regole della meccanica quantistica, qual è la probabilità, l'intensità, diciamo, di avere questo tipo di decadimenti in funzione della differenza dei tempi dei due decadimenti. Voi avete due decadimenti,
Vedete, in funzione di quanto sono differenti, con la meccanica quantistica vi posso calcolare qual è l'intensità dei decadimenti. Vediamo che succede. C'è una certa intensità, qui la scala è arbitraria. A un certo punto, quando ci avviciniamo a delta T uguale a 0, che significa tempi uguali per tutte e due, qui crolla a 0. E poi risale. Quindi significa che questo tipo di decadimenti qui è proibito dalla meccanica quantistica. La meccanica quantistica ci sta dicendo che a delta T uguale 0, intensità dei decadimenti 0. Non ci sono. Ora, spiegatemi come può essere questa cosa. Allora, abbiamo detto, i decadimenti in due pioni sono quelli più probabili. Avete il K di destra che decade in due pioni. K di sinistra decade in due pioni. E viaggiano uno in direzione opposta all'altro, quindi a un certo punto non possono comunicare istantaneamente che cosa stanno facendo. A un certo punto uno decade in due pioni. L'altro dovrà sapere istantaneamente che non può decadere in quell'istante in due pioni, perché è violato dalla meccanica quantistica. Deve aspettare. Questo è bizzarro. Veramente bizzarro. Ok. E infatti questo tipo di correlazioni, se volete, questo tipo di questa proibizione, cioè che nessun decadimento simultaneo può avvenire nello stesso stato finale, qui ho scelto due pioni, ma poteva essere tre pioni, qualunque tipo di decadimento, è causato proprio dall'entanglement. In questo caso si dice, diciamo, più tecnicamente, che c'è un'interferenza quantistica totalmente distruttiva che annulla completamente la probabilità che avvenga quel processo. Okay? Però il processo, se ci pensate, è ben strano. Oltretutto i K sono appunto delle particelle che hanno una massa di circa 500 mega electron volt. Viaggiano con una velocità, in questo esperimento, che è un quinto della velocità della luce, ma non viaggiano alla velocità della luce. Uno in principio potrebbe anche pensare di mettersi su un sistema di riferimento inerziale, diciamo, e quindi concorde con la direzione del K, e quindi in questo sistema di riferimento trovarsi magari con il K di sinistra, trovarselo quasi lì, fermo, e quindi può tranquillamente osservare come decade, addirittura potrebbe indurre un'interazione di questo K con, mettendo magari una lastra di materiale, facendogli fare rigenerazione, qualunque cosa, e diciamo, vabbè, si trova in questa situazione e quello che succede a questo mesone K, istantaneamente, diciamo, l'informazione, se volete, viene trasferita all'altro K, che deve sapere cosa ha fatto il suo compagno, perché per sapere cosa non può fare lui. Ok? Veramente strano. Allora, diciamo, quello che uno può fare qui è calcolare quant'è questa ampiezza, diciamo, quant'è l'intensità di questi decadimenti. Se uno lo fa con la meccanica quantistica, trova che il responsabile di questo comportamento bizzarro è questo termine interferenza qui. Questo termine, diciamo, che diciamo, è il prodotto misto, diciamo, quando uno sviluppa il modulo quadro di questo. Vabbè, è una cosa un po' tecnica. Però quello che può fare, insomma, avendo capito che è lui il responsabile, uno quello che può fare è dire, vabbè, ma quanto è vero, quanto, diciamo, il peso di questo termine che causa questi comportamenti così bizzarri è veramente identico a quello che predice la meccanica quantistica? La meccanica quantistica dice che questo termine ha un coefficiente davanti pari a 1, è proprio interferenza totale. Allora io metto a moltiplicare questo termine interferenza un fattore 1 meno un parametro chiamato parametro di decorrenza, zeta, e dico, se zeta è uguale a 0, ho la meccanica quantistica. Se zeta è uguale a 1, ho totale decoerenza, cioè ho un comportamento classico come mi aspetterei. I due K incominciano a decadere in due pioni quando gli pare a loro, perché devono avere questa correlazione. Okay? Naturalmente posso avere tutte le situazioni intermedie. Allora, se quindi vado a fare il calcolo in questi due casi, trovo questa curva continua nera è la meccanica quantistica, quello che vi ho fatto vedere prima. Oh, notate che qui la curva è un po' schiacciata perché sto in scala logaritmica sull'asse verticale.
Questa curva tratteggiata sarebbe la distribuzione che otterrei, come ho detto, se non ci fosse quindi questo termine interferenza, cioè se zeta fosse uguale a 1, quindi questo coefficiente uguale a 0. Notate, c'è 4-5 ordini di grandezza di differenza, cioè una differenza enorme nei due comportamenti. Cioè, se vale la meccanica quantistica o vale un comportamento, diciamo, come dire, che uno produce la coppia K0 anti K0 e poi si propagano ognuno secondo e decade ognuno come vuole, ci sono, diciamo, e d'altra parte capite bene che i decadimenti in due pioni sono favoriti, quindi non c'è ragione di non averne, no, di proibirli. E questo è quello che si osserva nei dati. I dati confermano esattamente questa previsione, anche come livello tutto, se uno tiene conto di tutti gli effetti. Qui non, vedete che non va a zero perché naturalmente c'è da tener conto per bene degli effetti di risoluzione, efficienza e così via, ma se uno tiene conto di tutti gli effetti, in effetti Chloe ha misurato questo parametro di decoerenza essere zero, cioè meccanica quantistica, con una precisione di 1 su 1 milione. La precisione è enorme, proprio perché il sistema DK ha questo meccanismo, se volete, di amplificazione degli effetti intrinseco che consente di ottenere una precisione enorme su questo test, e infatti è il più preciso test su un sistema entangle che si può ottenere. Ok, quindi diciamo questo è l'entanglement nel sistema DK. Simmetria CPT. Qui cerco di essere un po' rapido. Allora, come abbiamo detto, c'è la possibilità di avere la simmetria combinata di C, di P e di T. C'è un teorema fondamentale che è stato formulato negli anni 50 da, diciamo, fisici molto famosi, vedete Pauli, Schwinger, Bell, che ci dice che ci deve essere invarianza esatta, perfetta per questa simmetria, per una qualunque teoria quantistica di campo, come per esempio il modello standard. Cioè questo teorema che dice che il combinato, così come la gente credeva a un certo punto che CP fosse una simmetria perfetta, non, diciamo, violata in natura, CPT allo stesso modo sembra essere una simmetria perfetta, solo che qui c'è un teorema matematico fortissimo che ci dice che deve essere rispettata questa simmetria. E questo teorema, appunto, che si chiama teorema CPT, poggia su delle ipotesi assolutamente generali, invarianza di Lorentz, località, unitarietà, le cose assolutamente generali. Quindi fare un test della simmetria CPT, cioè andare a vedere se la simmetria CPT è rispettata oppure no, significa andare a sondare proprio i fondamenti della nostra teoria fisica. Allora, cerchiamo di dare una giustificazione intuitiva di che cosa vuol dire questa simmetria CPT, che magari rimane un po' una cosa, un po' così, diciamo, poco comprensibile. Allora, in uno spazio a dimensioni pari, la riflessione di tutti gli assi rispetto all'origine è equivalente a una rotazione. Allora, vediamo in due dimensioni. Quindi, in due dimensioni, la riflessione rispetto ai due assi corrisponde a una rotazione di 180 gradi. Allora, in due dimensioni, quindi sul piano, due assi ortogonali, se io inverto l'asse nero, inverto l'asse rosso, è come se avessi fatto una rotazione di 180 gradi. No? Se vedete rispetto alla cosa originaria, ho fatto una rotazione. Quindi CPT in qualche modo, in due dimensioni, è equivalente a una rotazione. E in quattro dimensioni, spazio-tempo, a che cosa equivale? Lo spazio-tempo dice, vabbè, ho P, le tre dimensioni spaziali, T, la dimensione temporale, faccio PT e ho l'equivalenza con una rotazione. No, perché nel caso della coordinata temporale, beh, non è proprio esattamente la stessa cosa di una coordinata spaziale, ci dovete mettere la coniugazione di carica. Quando fate l'inversione temporale ci dovete aggiungere la coniugazione di carica. Comunque, intuitivamente, capite, CPT è la rotazione nello spazio-tempo quadridimensionale. Quindi dice, se io faccio una rotazione nello spazio-tempo quadridimensionale, mi aspetterò invarianza per questa rotazione. No?
Quindi per questo è così fondamentale questo teorema. Il teorema che dice appunto che ci deve essere invarianza, questa simmetria deve essere rispettata da quasi tutte le teorie. Certo che se poi diciamo, uno sconfina diciamo, in campi un po' avanzati come possono essere quelli di gravità quantistica, cui diciamo, forse non c'è, come dire, il teorema CPT, diciamo, se uno vuole estendere il teorema CPT in questi casi non è facile, però ci sono dei modelli fenomenologici in cui effettivamente questa simmetria è violata. Quindi uno dice, ah, ma se io allora trovo una violazione di CPT, potrei metterla in connessione con qualche segnale, diciamo, di teoria della gravità quantistica. Ci potrebbe essere questa connessione, e in effetti è interessante. In pratica, le conseguenze della simmetria CPT sono queste, cioè, se il teorema CPT è valido, la massa della particella deve essere uguale alla massa dell'antiparticella. La vita media della particella deve essere uguale alla vita media dell'antiparticella. Facciamo la lista, per esempio, delle differenze di massa tra particella e antiparticella nei vari sistemi conosciuti, non mettiamo soltanto i pochi dove è raggiunta la maggiore precisione, e guarda un po', il sistema Mesoni K è il sistema dove si raggiunge la precisione estrema, è dove si raggiunge una precisione, diciamo, in questa differenza frazionaria 10 alla meno 18. Nessun altro sistema si raggiunge questa precisione. Sistema dei B 10 alla meno 14, sistema protone-antiprotone 10 alla meno 8. Quindi il sistema dei K neutri è anche il luogo giusto dove andare a guardare eventuali, andare a cercare eventuali violazioni CPT, perché ci avete una sensibilità estrema. Anzi, si può vedere che appunto la sensibilità è proprio, diciamo, al limite per poter intercettare qualche segnale di violazione dovuto a queste teorie di gravità quantistica. Prego? Allora, i B neutri sono i cugini dei mesoni K neutri, cioè dei mesoni che in termini di contenuto di quark sono identici, sono con un quark B invece di un quark S. E sono più pesanti, diciamo, però diciamo, formalmente hanno un comportamento analogo. Va bene, allora non vi spaventate per questa trasparenza. Qui voglio soltanto mettere in evidenza la genialità di John Bell, che ha dato un contributo anche nel campo dei mesoni K neutri, formulando immediatamente dopo la scoperta della violazione di CP una relazione chiamata di Bell-Steinberger, perché la formularono insieme John Bell, teorico, Jack Steinberger, fisico sperimentale, ma comunque molto, molto, molto in gamba, che infatti ha vinto il premio Nobel, tra l'altro. E quindi formularono questa famosa relazione che consentì in qualche modo di misurare con elevata precisione. Vi ricordate quel parametro delta che vi avevo indicato quando ho parlato della violazione di CP nel sistema Mesoni K? Per questa violazione CP può essere differente per i due stati stazionari. Questa differenza è quantificata da un parametro delta. Quel parametro delta è questo parametro delta. Noi possiamo misurare la parte immaginaria di delta di quel parametro lì, quindi violazione CPT compatibile con zero, grazie a questa relazione di Bell-Steinberger. La proprio formularono insieme. E anzi, vi voglio raccontare un aneddoto, appunto, 3 anni fa, organizzato insieme a un altro collega, un workshop, un convegno al CERN su appunto i fondamenti, question in fundamental physical principles, e invitammo come ospite alla fine del convegno Jack Steinberger a diciamo, fare diciamo, un intervento. Naturalmente dovete considerare Jack Steinberger a più di 90 anni e aveva più di 90 anni e comunque è un po' anziano, pur essendo una mente, diciamo, ovviamente molto, molto capace. E gli chiedemmo proprio, dice, ma Jack, ma ti ricordi all'episodio appunto della formulazione della disuguaglianza di Bell-Steinberger, come nacque? Raccontaci un po' come avete potuto formulare questa relazione che, diciamo,
nella sua semplicità veramente geniale. E lui rispose così, dice, John Bell, ma John Bell era veramente una persona molto in gamba, very smart guy, disse. Dice, John Bell, invece io non feci niente, io gli diedi i numeri, fece tutto lui. E quindi questo per dire che veramente il contributo, diciamo, di John Bell, diciamo, anche nel sistema dei K fu rilevante. Va bene, questa era, va bene, la modestia di Jack Steinberger nel descrivere questo episodio. Oh, di nuovo, non vi spaventate per questa trasparenza, non voglio commentare nulla se non questa relazione finale. Questo parametro delta, che può essere misurato in modo molto preciso, grazie appunto anche alla relazione di Steinberger, può essere tradotto in una differenza di massa tra K0 e anti-K0, quindi differenza di massa particella-antiparticella. E vedete che questa differenza di massa può essere misurata, diciamo, questo è un limite ovviamente, è un limite stringentissimo, no? E corrisponde al limite che vi ho detto prima, 4 in 10 alla meno 19 giga elettron volt. Veramente un numero molto piccolo. Eh? Ok, quindi molto preciso. Allora, infine, vediamo a questo punto come si può sfruttare l'entanglement nei mesoni K neutri. Allora, vi ho detto che se uno, diciamo, come possiamo identificare K1 e K2? Vi ho detto che ci sono i decadimenti in due pioni e tre pioni, e i decadimenti in due pioni identificano il K1, l'autostato di CP più 1, i tre pioni l'autostato di CP meno 1. Si possono identificare attraverso i decadimenti anche K0 e anti-K0. Non ne ho parlato prima, ma è molto semplice. Si può vedere, diciamo, in base al contenuto di quark di K0 e anti-K0, che il decadimento semilettonico con un leptone positivo, con un elettrone, con un positrone, può avvenire solo per il K0 e non per l'anti-K0, e viceversa. Quindi quando avete un elettrone, quindi carica negativa, può essere solo un anti-K0 e non un K0. Quindi avete un modo per identificare questi quattro stati attraverso il decadimento. Allora, a questo punto, l'entanglement che abbiamo messo sotto test prima in questo modo così preciso, ma a questo punto cambiamo, diciamo, punto di vista, sfruttiamolo. Visto che c'è questa correlazione così precisa, così perfetta, data dalla meccanica quantistica, sfruttiamolo. Sfruttiamolo per fare un test diretto, il test diretto, diciamo, è più pulito, se volete, teoricamente, che si può pensare, della simmetria CPT. In questo modo. Allora, immaginiamo di partite sempre dallo stato di singoletto. Immaginate quindi di vedere un decadimento semilettonico con leptone meno. Quindi sapete che è un anti-K0 che decade al tempo T1. Ma c'è l'entanglement. Quindi se io vedo questo decadimento, quindi un anti-K0 a sinistra, immediatamente so che dall'altra parte non ci può essere un anti-K0. No? Non ci può essere uno stato che decade nello stesso stato finale. Ma dovrà esserci necessariamente un K0, il partner opposto. Quindi se io osservo un anti-K0 da questa parte, necessariamente dall'altra parte ci dovrà essere un K0. Cioè sto preparando lo stato di destra a essere definito un K0. E poi posso osservare questo K0 evolvere in un K2, per esempio. E quindi posso osservare questo processo, un K0 che va in un K2. E fin qui ho sfruttato l'entanglement per preparare questo K0, cioè ho osservato l'anti-K0 di qua. Quindi significa che ho preparato il K0 a destra, e poi ho osservato questa transizione K0 che va in K2. Bene. Ma adesso arriva la parte difficile. Se io voglio fare un test di CPT, quindi devo fare coniugazione di carica, di CP, se volete, quindi devo mandare un K0 in un anti-K0, K2 va in un K2, ma poi devo fare T, quindi devo invertire lo stato iniziale con lo stato finale. Quindi devo osservare la transizione K2 in anti-K0. K2 in anti-K0 è il processo CPT coniugato di questo qui. Ma in natura, ma come faccio a preparare, diciamo, un K2
a un istante definito iniziale. Allora, faccio in questo modo, cioè osservo dall'altra parte un K1, ok? Quindi osservo dall'altra parte un K1, questo K1 significa che mi prepara l'altro stato esattamente in un K2 a un certo istante T con 1 e poi osservo il decadimento di questo stato in un anti K0. Okay? E notate che posso poi fare, vabbè, posso quindi combinare, studiare se volete diversi processi di questo tipo e quindi in definitiva posso, considerando vari processi di riferimento rispetto ai CPT coniugati, posso sicuramente costruire questi rapporti di probabilità dei CPT di una certa probabilità di transizione rispetto al suo CPT coniugato e qualunque deviazione di questi rapporti da 1, cioè queste probabilità di decadimento, siccome stiamo parlando di due processi coniugati uno rispetto all'altro per CPT, devono essere uguali per CPT. Quindi questi rapporti devono essere 1. Se io faccio una misura di questi rapporti e trovo che sono diversi da 1, ho osservato una violazione di CPT. Ok? Va bene, e questa è, diciamo, una possibilità di misurare CPT sfruttando l'entanglement. Ok? Quindi posso studiare tutti questi processi di transizione che altrimenti non saprei come misurare, come osservare. Per concludere, visto che ho sforato un po' con i tempi, comunque, un paradosso, che è il paradosso dei rigeneratori. Allora, di nuovo partiamo con lo stato entangled. Va bene. Osservo i due K che si propagano da una parte e dall'altra. Adesso metto un rigeneratore sulla linea di uno dei due, su quello di destra, e quindi vedrò apparire dei K che decadono in due pi. Vedrò la rigenerazione. No? Abbiamo detto che c'è questo fenomeno della rigenerazione, se io metto una lastra di materiale si rigenerano i K2, quindi sicuramente vedrò dei decadimenti in due pioni in questa situazione sperimentale qui. La rigenerazione, vabbè, è un meccanismo un po' più complicato da come ve l'ho descritto io, si applica sia a K lungo che a K corto, va bene, ma comunque osserverò questa cosa. Ma analogamente, se metto il rigeneratore sull'altro ramo, osserverò la rigenerazione dall'altra parte. No, vabbè, ovvio. Che cosa succede se metto i rigeneratori da entrambi i rami, su entrambi i rami? Se faccio questo, proprio perché c'è l'entanglement, sparisce la rigenerazione. Cioè, i K che attraversano i due rigeneratori è come se non li vedessero, non rigenerano. E questo è un altro di quei paradossi appunto legati all'entanglement. E naturalmente qui, ecco, mi sono dimenticato di sottolineare, i due rigeneratori devono essere esattamente simmetrici, cioè devono essere posizionati in modo tale che i due K li raggiungono e li incontrano allo stesso istante. Okay? E questo è un altro dei paradossi appunto del l'entanglement. Quindi per concludere direi che a circa 70 anni dalla loro scoperta i mesoni K neutri continuano ad affascinare ed essere oggetto di studio. Le coppie di mesoni K neutri prodotti a una Fifactory costituiscono un sistema fisico unico in qualche modo che ha consentito all'esperimento Chloe di mettere in evidenza particolare questi effetti dell'entanglement che vi ho descritto e tanti altri che ovviamente non ho avuto il tempo di descrivere, di effettuare dei test di coerenza quantistica molto precisi. La connessione fra l'entanglement e le simmetrie discrete nei mesoni K neutri che è stata messa in evidenza è sicuramente interessante e consentirà all'esperimento Chloe 2, al successore di Chloe, che è attualmente in presa dati, di esplorare nuovi territori e di migliorare ulteriormente la precisione dei test delle simmetrie che sono state effettuate finora. Quindi attendiamo la fine della presa dati e la loro analisi e magari speriamo ancora in qualche sorpresa, in qualche violazione, l'osservazione di qualche violazione. È tutto, grazie.
Scusi, nel grafico dei K0, anti K0, uno dei primi del decadimento, alla fine la somma delle probabilità non era 1, ci sono altri decadimenti possibili? Cioè, uno dei primi grafici che ha mostrato. Quello dell'oscillazione di stranezza? Sì, mi pare di sì. Eh sì, ma lì perché deve tener conto del decadimento esponenziale, cioè mano a mano diciamo chiaramente la probabilità decresce nel tempo perché c'è il decadimento esponenziale, a un certo punto andrà a zero comunque. Distribuzione Poisson, insomma. Una distribuzione poissoniana. Decadimento esponenziale, sì. Okay. Mo adesso è un po' difficile tornare indietro, ma ho capito. Questa qui, no? Esatto, lì la somma non è, il totale non è 1. No, ma non è 1, anzi va a 0. Cioè se va per tempi appunto del K lungo, a un certo punto, poi se va parecchie vite medie dopo va a 0. Grazie. Chiaramente se non ci fosse il decadimento sarebbe un'oscillazione continua e tornerebbe a 1. Cioè. Sì. Nella diapositiva 22... Nella diapositiva 22 ha scritto che nella costruzione del modello standard si è tenuto conto della violazione della simmetria combinata CP. Sì. Ecco, io volevo capire bene come il modello standard riesce a tenere conto di una violazione di simmetria che vale solo per alcune particelle e non allora, che vale per tutte come le violazioni di simmetria C e P. Allora, in modo molto semplice le rispondo. È necessaria... Allora, sa che nel modello standard ci sono tre famiglie di quark, no? Mm-hmm. C'è up and down, charm e strano, bottom e top. Allora, è necessario avere le tre famiglie di quark per riuscire ad ottenere appunto un effetto di violazione della simmetria CP. Cioè, soltanto con due famiglie di quark non è possibile. È necessario averne tre. E anzi, diciamo, proprio diciamo, la formula, il fatto che si scoprì la violazione di CP fu in qualche modo da stimolo per Kobayashi e Maskawa, no? Non so se hai mai sentito parlare della appunto, la matrice di mescolamento dei quark, sì, della CKM, sì, sì. A formulare l'estensione diciamo, del mescolamento dei quark a tre famiglie. Perché con tre famiglie si hanno abbastanza gradi di libertà in modo da incorporare la violazione CP, che altrimenti non si sarebbe potuta incorporare nel modello standard. Okay. E valse il Nobel poi a quei due signori. E però il meccanismo di base del mescolamento appunto è quello introdotto da Gabibbo qualche anno prima dei quark, che naturalmente lui non conosceva, quando l'ha introdotto non era stata ancora scoperta la violazione CP, però quel meccanismo diciamo fu molto, come dire, preveggente, nel senso che era il meccanismo giusto poi per poter appunto poi spiegare, estendendo quel meccanismo, la violazione CP. Io non ho capito molto bene in che modo la violazione della simmetria CP sia importante nella dimostrazione dell'assenza dell'antimateria nell'universo. A un certo punto ha detto... Molto... Allora, il contenuto le ho spiegato. Allora, dal punto di vista quantitativo non spiega, diciamo, dal punto di vista quantitativo perché è una violazione molto piccola. Però concettualmente è molto importante, si può capire in questo modo. Cioè se lei appunto produce all'atto del Big Bang esattamente la stessa quantità di materia rispetto all'antimateria, puoi immaginare che a un certo punto questi due universi possano entrare in contatto tra loro, cioè quindi la materia possa rientrare in contatto con l'antimateria e annichilarsi.
E quindi a un certo punto dell'evoluzione potrebbe non rimanere più nulla. Il fatto invece che ci sia una violazione della simmetria CP significa che c'è una nelle interazioni, in questo caso nelle interazioni deboli, c'è una leggera preferenza rispetto alla materia, della materia rispetto all'antimateria, cioè i due stati fisici, i due stati stazionari dei mesoni K, il K corto e il K lungo, hanno più materia dentro. Okay? Quindi concettualmente è importante avere questa violazione, perché quindi significa che diciamo, è l'ingrediente necessario per avere un pizzichino più di materia nella produzione, diciamo, dopo il Big Bang, un pochino più di materia rispetto all'antimateria. Quindi, se vuole, il residuo, no, quando poi materia e antimateria si riannichilano, quel residuo che rimane è siamo noi, è l'universo. C'è qua un'altra domanda. Antonio, solo una curiosità, non è una domanda, no? Mi pare che ha spiegato bene quanto importanti siano queste misure sui mesoni K e quindi il Daphne nel progetto GLOE per studiare la meccanica quantistica. Però se ho capito bene ha detto che anche un apparato unico questo nel mondo, anche questo tipo di esperimento, come mai questo, visto che non sarebbe auspicabile magari altri apparati del genere nel mondo anche per verificare assieme certi risultati? Cioè è una curiosità, perché è costoso, immagino, ma l'ho visto, però non costosissimo, nel senso che altri potrebbero permetterselo nel mondo. Come mai non è stato fatto un apparato del genere, secondo te? Allora, mia personale opinione è che finché ci siamo noi, forse non è tanto conveniente. No, nel senso che, allora, un paio di considerazioni. Lavorare con acceleratori ad energie come quelle necessarie per produrre il mesone Phi, che sono energie abbastanza basse, se pensate appunto diciamo, rispetto alle energie di LHC, ci sono svariati ordini di grandezza, no? Di differenza, quindi sono energie basse, e diciamo, quindi le macchine acceleratrici in qualche modo hanno difficoltà ad aumentare l'intensità dei fasci, perché diciamo uno quello che vorrebbe fare è aumentare l'intensità delle collisioni, aumentare diciamo la produzione di queste coppie, no? Quindi tuttavia diciamo ci sono dei limiti intrinseci che non è ben chiaro come superare, diciamo, quindi macchine se vogliamo più potenti al momento, diciamo, non potenti in termini di intensità, non di energia, perché l'energia è abbastanza bassa, non direi che non c'è modo di nell'immediato futuro almeno di andare avanti, insomma, di migliorare da quel punto di vista. Migliorare molto da quel punto di vista. Sì, e c'è una domanda, direi facciamo l'ultima, salve. Più o meno è ora. L'ultima domanda. Sì. Volevo chiederle cosa fossero i rigeneratori, cioè non cosa servono, però di che cosa sono fatti. Cosa sono? Ecco, un rigeneratore. Qualunque materiale, una lastra di materiale messa sul cammino dei mesoni K. Quindi qualunque lastra di materiale, il mesone, diciamo, attraversandolo, interagisce appunto il nucleo di quel materiale e produce questo fenomeno particolare che è la rigenerazione. Allora, vi ricordo che questo era l'ultimo appuntamento prima dell'estate. Ci rivediamo il 4 ottobre con Monica Colpi per Onti Gravitazionali dal Cosmo e ringraziamo di nuovo Antonio Di Domenico per il suo seminario.